I cassetti delle nostre abitazioni contengono un piccolo tesoro e noi probabilmente non ne siamo consapevoli. Sto parlando di rifiuti elettronici, tutti quegli oggetti rotti o non più utilizzati che conserviamo, ma che in realtà al loro interno hanno del materiale prezioso. Un esempio pratico sono i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che contengono terre rare, tantalio, cobalto ed altri metalli preziosi come l'oro, l'argento, il palladio. Per estrarre queste materie prime si devono utilizzare delle tecnologie idrometallurgiche a basso impatto ambientale, basso consumo energetico, che consentono di recuperare in maniera selettiva queste materie prime ad una purezza oltre il 99%. Per esempio dagli smartphone si possono recuperare fino a 1000 kg di oro, 450 tonnellate di rame, oltre a tantalio, cobalto, palladio, argento ed altre materie prime per un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro. E con un abbattimento dei costi rispetto all'estrazione primaria di 13.000 tonnellate di CO2. E passando dalla ricerca al settore industriale, si vede che questo settore ha numeri significativi. Quando parliamo di RAE, che intendiamo rifiuti elettronici, parliamo di una quantità di 600.000 tonnellate anno gestite. E una tendenza di crescita, ad oggi, del 30% l'anno. Per chiudere la catena di valore di questi prodotti così preziosi, innanzitutto bisogna promuovere iniziative per aumentare la consapevolezza dei consumatori che li posseggono, affinché sappiano che hanno una miniera nelle loro tasche. In secondo luogo dobbiamo promuovere iniziative per incentivare la riconsegna in maniera tracciabile e virtuosa di questi oggetti. Un progetto che noi stiamo seguendo ha previsto la realizzazione di un pilota presso Cava dei Tirreni con dei cassonetti intelligenti per il conferimento di piccole apparecchiature elettroniche che riconoscono il consumatore tramite la tessera sanitaria e che conferiscono a questo cittadino che ha un comportamento virtuoso uno scontistica sui negozi della città.